l'anno 2020 è stato dominato da un argomento: l'epidemia del coronavirus che aveva il mondo saldamente in pugno, il che significava che molte persone non erano realmente a conoscenza dell'una o dell'altra notizia, ma negli ultimi 12 mesi sono successe molte cose. La scienza, ad esempio, non ha quasi preso una pausa in termini di notizie straordinarie, ma probabilmente non ne hai letto o visto alcuna. O no? Le notizie più interessanti, emozionanti e curiose dal mondo della scienza astronomica sono consolidate nel seguente video. Sii curioso e divertiti con la scienza astronomica. Se ti piacciono i nostri video, sentiti libero di supportarci con un pollice in su, iscriverti a Simply Space e prepararti per molti altri video affascinanti in futuro. Il pianeta che non è mai esistito è la stella scomparsa. Formalut B è stato considerato uno dei primi esopianeti scoperti dal 2004, ovvero un corpo celeste planetario che si muove al di fuori delle influenze gravitazionali emanate dal Sole, ma all'interno dell'influenza gravitazionale di un'altra stella. Nel 2020, tuttavia, gli scienziati hanno rivisto la loro precedente scoperta. Gli astronomi, che hanno analizzato i valori degli ultimi 10 anni di un telescopio spaziale Hubble, hanno ora scoperto che Formalhaut B era completamente scomparso dalla scena nel 2014 e poiché i pianeti non lo fanno di punto in bianco, i ricercatori hanno avuto corrispondentemente una sola e semplice spiegazione. L'esopianeta Formalhaut B non è mai esistito. Piuttosto, la scoperta del 2004, a cui hanno puntato le simulazioni al computer in seguito, era in realtà una nuvola di polvere molto densa. Potrebbe aver avuto origine, ad esempio, dalla collisione di due asteroidi o comete, dopodiché ha semplicemente avuto bisogno di un decennio di tempo per dissolversi di nuovo. Anche scomparso nel nulla nel 2020, era un oggetto celeste che in precedenza aveva acquisito notorietà come stella blu luminosa, dopo essere stato avvistato l'ultima volta nel 2011 nella galassia Kinman, a 75 milioni di anni luce di distanza. La scienza potrebbe dover ammettere che in qualche modo ha perso un'opportunità precedente qui, perché è stato solo l'anno scorso che sono stati tentati studi riguardanti la stella blu luminosa, ma a quel punto non c'era più, gli esperti erano perplessi. Normalmente una stella del genere non sarebbe potuta scomparire senza un botto o una supernova. I registri hanno rivelato che la stella blu brillante deve essere stata associata a una cosiddetta firma luminosa che era 2,5 milioni di volte più luminosa del Sole. Successivamente l'oggetto scomparve senza rumore e senza lasciare traccia nella vastità dello spazio, cosa che ancora oggi lascia perplessi gli scienziati. Scoperta di un nuovo pianeta con due soli. Probabilmente il primo messaggio su una scoperta sorprendente è avvenuto nel gennaio 2020 ed è stato ripreso dalla stampa mondiale. Bizzarro qui non è tanto la notizia che si può trovare un pianeta finora sconosciuto, che per di più orbita attorno a due soli, ma come è stata fatta questa scoperta. Non è stato uno scienziato con anni di esperienza a fare questo ritrovamento, ma Wolf Cookier, all'epoca studente di liceo di 17 anni, il terzo giorno del suo internato al Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland. L'adolescente, interessato alla NASA, è stato contento quando la Federal Space and Flight Science Agency degli Stati Uniti lo ha approvato per uno stage estivo. Tuttavia non si aspettava molta più attività che preparare il caffè o svolgere compiti di pulizia. Invece è stato incaricato di guardare centinaia di immagini satellitari che raffiguravano pianeti in orbita. Questi sono stati presi come parte del programma spaziale Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, la cui missione è trovare pianeti al di fuori del Sistema Solare Terrestre. Il terzo giorno del suo tirocinio ha avuto un vero colpo di fortuna, dovuto in parte alla sua attenzione risoluta durante questo compito piuttosto monotono. Ha scoperto il pianeta TOI, Test Object of Interest 1338, che si trova a 1300 anni luce di distanza dalla Terra. La particolarità? Il pianeta orbita intorno a due soli. Normalmente i pianeti orbitano solo su un altro corpo celeste. In ogni caso il ragazzo ha tutte le ragioni per mettersi in mostra. Ora c'è un pianeta chiamato Wolf Cookier. Sopravvissuto di una supernova. Prima di tutto va spiegato cos'è una supernova.
È un lampo breve e molto luminoso di una stella ricca di massa causato da un'esplosione. È un ultimo segno di addio prima che la stella si spenga per sempre. In altre parole, una supernova è la morte di una stella o di un pianeta. Sembra finzione, ma è la realtà. Nel 2020 si potrebbe trovare una nana bianca, cioè una piccola stella, con un'elevata temperatura superficiale e tuttavia una luminosità molto bassa, che è sopravvissuta alla propria morte, per così dire. Gli elementi normalmente contenuti in una stella, come l'elio o l'idrogeno, non si trovavano più, ma sono stati trovati alluminio, carbonio e sodio. L'oggetto celeste, così hanno determinato gli scienziati, deve essere sfuggito alla sua supernova con qualche danno. Di dimensioni ridotte e dotata di nuove proprietà, la nana bianca è stata scagliata nello spazio dalla sua stessa esplosione a una velocità inimmaginabile di quasi 560.000 miglia all'ora. I buchi neri possono trasformare le stelle in pianeti. Questa intuizione è stata ottenuta osservando una stella nella galassia chiamata GSN 069. Questa stella, un tempo di enorme statura di colore rosso, è stata tenuta nell'orbita spirografica unica di un buco nero per un periodo di un trilione di anni. A un intervallo di circa 10 ore, il buco nero sembra aver emesso raggi X, che sembrano aver decomposto la stella in un tempo molto grande, trasformandola potenzialmente in un pianeta che potrebbe assomigliare a Giove. Questo fenomeno in realtà causa questo buco nero, in quanto sembra alimentarsi con lampi mirati da una stella corrispondente, che nel frattempo è solo una nana bianca. Con ogni attacco di fulmine, viene rimosso più materiale sulla superficie della stella, come se fosse vittima e ospite. Gli scienziati sono certi, se la stella dovesse essere sfiorata in questo modo per altri trilioni di anni e raffreddata di conseguenza, allora da essa potrebbe emergere un nuovo pianeta, a condizione che l'universo esista ancora tra un trilione di anni, chi può saperlo? Cratere cosmico colossale. Mentre siamo in tema di buchi neri, non senza ragione, sono anche chiamati vulcani galattici dagli scienziati. Le loro incredibili esplosioni di energia perforano enormi buchi nel gas e nel materiale circostante con una forza immensa, come nel caso della stella che gira il pianeta descritto sopra. Nel 2020 gli astronomi, utilizzando i loro telescopi radio e a raggi X, hanno scoperto quello che è probabilmente il più grande cratere mai scoperto nell'universo. Un buco nero con una massa enorme al centro della galassia Ofiuco sembra aver avuto un vero e proprio scatto d'ira in un lontano passato, come ha affermato la ricercatrice Simona Giacintucci. Lì si è formato un cratere nello spazio in cui si adatterebbero 15 galassie della Via Lattea. Le dimensioni inimmaginabili del cratere hanno inizialmente permesso agli scienziati di escludere un'esplosione. Anche i loro calcoli, che hanno portato al fatto che sia i raggi X che le onde radio sono visibili nell'area, erano un mistero per i ricercatori. La quantità di energia necessaria per lasciare un biglietto da visita così intergalattico è insondabile. Contattare la Terra con le onde radio. I cosiddetti FRB, Fast Radio Bursts, sono stati per decenni tra gli eventi cosmici più misteriosi. Ma nel 2020 la ricerca su queste misteriose onde radio ha prodotto risultati nuovi e sorprendenti. Fino ad ora si pensava che questi segnali ricevuti da diversi mittenti fossero per lo più eventi occasionali, a volte della durata di soli qualche millisecondo. Ma alcune onde radio hanno iniziato a ripetersi a intervalli presumibilmente casuali. In ogni caso, gli astronomi inizialmente pensavano che fossero dovuti al caso. Tuttavia, all'inizio del 2020, gli scienziati hanno individuato un FRB che si ripeteva su un ciclo di 16 giorni. Questo emetterebbe onde radio in un ciclo per circa 4 giorni e poi tacerebbe per 12 giorni. Pochi mesi dopo è stato rilevato anche un modello in un altro ciclo che era stato osservato dagli astronomi dal 2012. Uno studio di 8 anni ha concluso che questo FRB aveva un ciclo di 157 giorni, attivo per 90 giorni e poi inattivo per 67. Il team di ricerca ha previsto che la sua prossima fase attiva si sarebbe verificata nell'agosto 2020, ed ecco, questo FRB è stato ascoltato di nuovo tramite onde radio durante quell'esatto periodo di tempo. Chi sono esattamente i mittenti, nessuno lo sa ancora con certezza. L'universo contiene ancora altri enigmi per le persone che stanno cercando. Ciò che gli scienziati hanno scoperto nell'anno 2020 è davvero affascinante.
se allo stesso tempo anche o ancora relativamente inspiegabile. Ma se si considera che questi sono eventi dimostrabili e non estratti da sceneggiature di fantascienza, è ancora più sorprendente. Si può solo meravigliarsi del nostro universo. Inoltre, i poteri dell'immaginazione umana possono solo pensare a quali enigmi l'universo ha in serbo per noi in futuro. Di quali scoperte scientifiche dell'ultimo anno hai sentito parlare? Cosa ne pensi di questi eventi astronomici? Sentiti libero di condividere il tuo contributo nei commenti. Facciamo un vero scambio.